Suggestivo, commovente e davvero fedelmente ricostruito quell'angolo di Betlemme dove più di 2000 anni fa è nato Gesù. Per la prima volta Teramo ha avuto il suo presepe vivente ed è stato un bel momento, complice purtroppo il terremoto che ha fatto emigrare la manifestazione dal paesino di Miano al centro storico del capoluogo. L'organizzazione è stata curata dalla comunità parrocchiale della frazione teramana che ripete l'evento da 8 anni e lo fa con grande maestria. La scenografia, secondo il pubblico dei visitatori, ne ha forse acquistato grazie alla bellezza dell'antico teatro romano e della cattedrale. Centinaia sono stati i figuranti, tutti rigorosamente mianesi, che hanno riprodotto le botteghe artigiane del tempo e momenti di quotidianità, con attrezzi e suppellettili d'epoca. Che personaggio sei? Lo scultore. Fai la comparsa in questo presepe da tanti anni? Beh, il nono, ottavo anno. Sono emozioni che è difficile descrivere. Cioè, già c'ho le lacrime agli occhi. Perché ritrovi persone, ritrovi anche piccoli valori che sono quelli che oggi mancano. Fratellanza, diciamo, dico parole grosse. Solidarietà che non ci sta più. Sopportarsi, litigare pure, però dopo è lo scopo quello che vale, è il fine. Fare pace. Fare pace, sì, dopo la soddisfazione. Si può litigare da stamattina, però dopo la soddisfazione di vedere passare una persona, uno ti dice ci abbattino, un altro, però è dentro che si ride. Ma ti senti buono come Gesù? Un po', diciamo. Ti emoziona questo paesaggio ispirato a lui? Sì. Ma che fate? Tagliamo le spezie. Che si mangia in questa locanda? Si mangia della lenticchia con della pancetta accompagnata da un bel bicchiere di vino rosso. Buon appetito. I visitatori del presepe vivente mianese a Teramo hanno concluso il percorso ammirando l'ultima scena, la capanna della Natività, appoggiata al muro della cattedrale e circondata da pastori, pecore, il bue e l'asinello. Nella mangiatoia piagnucolava l'ultimo nato del paese, cullato da 2 giovani genitori, Maria e Giuseppe, e riverito da 3 magi, tra i quali anche il sindaco Brucchi che portava in omaggio al bambinello il suo oro.